Qui più di 2 anni fa abbiamo fatto intervenire degli artisti che hanno scolpito i tronchi degli alberi tagliati, tra cui il popolare Andrea Gandini, e Paolo Abbozzi ha fatto una sua installazione. Alcune aziende come la Rock Colors dalle Marche ci ha regalato delle panchine di design per abbellire questo spartitraffico, e non solo del verde, ma ci siamo occupati anche della sicurezza stradale grazie alla SMA Safety Road, che ci ha donato un attenuatore d'urto che si occupa di salvare le vite degli automobilisti. Secondo la teoria dei vetri rotti, in una zona degradata la gente tende a degradarla ancora di più. Noi abbiamo capito questo e abbiamo deciso di curarla nei minimi dettagli, da coprire le scritte sui muri e al taglio dell'erba. Quest'idea nasce dal risveglio della coscienza che abbiamo avuto più di 2 anni fa di noi commercianti, che eravamo un periodo assuefatti. Ci siamo risvegliati e abbiamo deciso di tirarci su le maniche e di occuparci della cosa pubblica. Abbiamo deciso di adottare 1 chilometro di strada, potete vedere la differenza dalla parte non adottata a quella adottata. Abbiamo organizzato delle giornate di pulizia, le abbiamo chiamate Pulimose Roma. Tutti i commercianti sono scesi in strada insieme al Retake, si sono occupati della pulizia della strada. Abbiamo organizzato anche dei mercati d'antiquariato sulla via per ridare vita al commercio locale. Quindi una serie di iniziative che hanno fatto risplendere la via, come un fiore di loto che nasce dalla melma. Dando uno sguardo alla barriera antirumore, ci eravamo resi conto che forse si poteva trasformare in un progetto ambizioso, cioè realizzare una galleria d'arte a cielo aperto. Ottenute le autorizzazioni, ho avuto la fortuna di conoscere Franco Calvano dell'Associazione Arte Città e Colori, che si è reso subito disponibile e ci ha messo a disposizione molti artisti. Sono circa 1,2 chilometri di pannelli che stiamo dipingendo. Sono intervenuti 68 artisti a oggi, ma ne altri 30 ne verranno a breve. L'idea è nata per coinvolgere maggiormente il quartiere, perché la pista ciclabile prima era utilizzata solo esclusivamente da persone giovani che praticavano lo sport. Adesso invece nel pomeriggio vediamo sempre più persone anziane che passeggiano solo per il piacere di guardare le opere d'arte. Spesso si fermano anche a guardare gli artisti mentre lavorano. Anzi, invitano amici, parenti che non abitano a Torraccia a venire e ne vanno fieri e sono contenti di poter mostrare a loro l'esistenza di qualcosa di particolare che c'ha il loro quartiere. Tra l'altro, dando magari il loro piccolo contributo o anche un po' più grande, loro lo sentono talmente proprio che se lo stanno controllando per far sì che così rimanga per sempre. Quest'opera è un bellissimo regalo che mi è stato fatto. Uno dei primi artisti che ha lavorato sulla barriera ha voluto omaggiarmi per la tanta pazienza e anche per il progetto, rappresentandomi mentre guardo la barriera antirumore come era prima e come sta diventando. Devo dire, è stato una bellissima sorpresa e lo ringrazierò sempre. Ci stanno rappresentati 3 artisti che hanno fatto lustro al quartiere, che sono Fabrizio Moro, ultimo, e Alessandro Dorazzi, che rappresentano le persone che si sono riuscite ad affrancare anche se vivevano in un quartiere, diciamo, periferico di Roma, un po' abbandonato oppure malfamato, come è più conosciuto San Basilio e Torraccia.